Non vi è alcuna illegittimità nella delibera di nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Banca del Cilento e Lucania Sud. Lo ha stabilito il Tribunale di Vallo della Lucania con la sentenza pubblicata lo scorso 20 dicembre. Il collegio giudicante del Tribunale Vallese, composto dal presidente Valentina Pierri e dai giudici Antonino Santoro e Fabio Lombardo, ha rigettato nel merito la citazione proposta da alcuni soci, tra cui i componenti della famiglia dell'ex presidente della BCC, Franco Chirico, con la quale si chiedeva l'annullamento per pretesa illegittima della delibera consiliare che ha portato alla presidenza l'avvocato Franco Castiello. La complessa vicenda giudiziaria nasce all'indomani dell'assemblea del 18 e 19 giugno del 2011 che attraverso libere votazioni eleggeva il nuovo CDA. In estate, nel mezzo di una lunga scia di ricorsi e di azioni contro la BCC, l'ex presidente Chirico, la moglie Rosa Itri, il figlio Tommaso si facevano promotori di una raccolta di firme diretta a proporre l'atto di citazione poi presentato al tribunale il 14 settembre. Nella citazione si chiedeva di accertare la nullità, ovvero dichiarare l'annullamento della delibera assunta dall'assemblea ordinaria della banca il 18 e 19 giugno, nella parte in cui si era proceduto con voto segreto all'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società per il triennio 2011-2013. A sostegno dell'invalidità della delibera si impugnava l'omessa nomina dell'avvocato Chirico e del dottor Giuseppe Pisapia, rispettivamente alla carica di consigliere di amministrazione e sindaco, e si eccepiva l'ineleggibilità dell'avvocato Castiello in quanto ammesso a socio della BCC in linea di successione nella quota sociale della madre defunta. In ultimo si eccepivano l'invalidità e la non veridicità dell'operazione di scrutinio per la lacunosità del verbale di assemblea. Con l'atto di citazione si chiedeva inoltre l'intervento del giudice in via cautelare per il congelamento delle nomine del presidente e dei consiglieri di amministrazione. Il Tribunale di Vallo si pronunciò una prima volta un mese dopo la citazione, il 28 ottobre, dichiarando l'inammissibilità del ricorso. A distanza di un paio di anni è arrivata la pronuncia definitiva con la quale il Tribunale rigetta la domanda avanzata dagli attori per carenza di legittimazione. Io noto solo questo, che si è conclusa una delle tante azioni giudiziarie intentate contro la banca all'indomani delle votazioni del 19 giugno 2011. Che hanno portato al ricambio della presidenza della banca e di buona parte dei componenti del consiglio d'amministrazione. Questa era la principale delle circa 70 azioni giudiziarie ed extragiudiziarie portate contro la banca con una singolare pervicacia, azioni quasi tutte coronate da insuccesso, le quali però hanno distratto gli organi della banca dai compiti istituzionali. La qualcosa è molto grave, è considerato che queste azioni di disturbo hanno avuto luogo non in un periodo normale, ma in un periodo di grave e persistente crisi economica. Possiamo osservare che vari indicatori economici rivelano che questa crisi è stata di una gravità paragonabile alla grande depressione del 29-32. Ora io dico, in una situazione di tale gravissima criticità, affondare colpi su colpi contro la banca solo per dare sfogo al proprio risentimento, alla propria frustrazione per aver perso le elezioni, mi appare e appare oggettivamente un comportamento tutt'altro che conforme all'etica cooperativa. Quindi dicevo, in una situazione di tale criticità, questo comportamento non appare conforme a quelle regole di coesione e di solidarietà che connotano le banche di credito cooperativo a carattere di mutualità. Insomma, chi perde non usa la carta bollata, arrecando in fin dei conti danno ai soci e alla clientela, ma si prepara, direi naturalmente, fisiologicamente, alla rivincita elettorale, alla successiva tornata. E questo purtroppo non è avvenuto. Comunque possiamo dire che in ogni caso, pur con tutti questi gravi ostacoli derivanti da numerose azioni giudiziarie ed extragiudiziarie subite, ripeto il numero circa di 70, abbiamo continuato a operare in favore delle famiglie,
delle piccole imprese, degli artigiani, dei commercianti, dei lavoratori, degli studenti, onorando il nostro ruolo di banca mutualistica a responsabilità sociale. E quindi abbiamo, diciamo, la coscienza a posto, nel senso che abbiamo operato secondo gli schemi della etica cooperativa e mutualistica e non ci siamo lasciati. Ecco, questo è il messaggio più importante, Presidente. Questo è il risultato importante. Direi più che la vittoria giudiziaria, la quale è un fatto così che non ci inorgoglisce più di tanto, anche perché era scontato che le cose andassero in questo modo, perché l'azione era palesemente infondata, ma quello che preme evidenziare è che abbiamo continuato a fare il nostro dovere di cooperatori di credito, abbiamo continuato a fare il nostro dovere in termini di solidarietà sociale, abbiamo continuato a impiegare i fondi raccolti nel territorio, sul territorio e per gli operatori economici del territorio, e questo ci mette la coscienza.